La senti questa voce? Chi canta l'amore? Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 91. Buon giovedì 23 gennaio, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, Bari che piega anche la Sicula Leonzio e si avvicina alla Regina, sconfitta dalla Virtus Francavilla. Puntata odierna dedicata a quanto accaduto ieri sera, con commenti, interviste, analisi del match dei biancorossi contro gli uomini di Greco. Avremo con noi anche un graditissimo ospite, ma partiamo subito, vado subito a salutare il mio compagno di viaggio odierno, il giornalista e direttore di Barimania, Marco Iusco. Ciao Marco, ben ritrovato. Ciao Nicola, buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori. Vi ricordo i contatti per interagire con noi, il solito numero 393 949 7483, ripeto 393 949 7483, il numero per i vostri messaggi, chiamate o note vocali, altrimenti c'è sempre la nostra chat di Spreaker, utilizzabile anche tramite l'app di Radio Biancorossa. Bene, veniamo subito al sondaggio odierno che riguarda un po' questa bella serata appena trascorsa con la vittoria del Bari e la sconfitta della Regina. Quello che vi chiediamo è: Bari vittorioso, Regina sconfitta, credete ora al primo posto? Quindi domanda diretta per i nostri radioascoltatori: credete ancora al primo posto dopo i risultati di ieri? E allora, Bari non si ferma, batte anche la Sicula Leonzio, squadra di Vivarini che ha fatto però tanta fatica a creare gioco, complice una Sicula Leonzio ben messa in campo da mister Greco. Bari che ha schierato il neo arrivo Laribi dal primo minuto e ha cercato di alzare subito i ritmi sin dal fischio d'inizio, rischiando però in maniera clamorosa su un colpo di testa di Lescano, con conseguente salvataggio in extremis di Sabbione. C'è voluto una doppia giocata di Antenucci e Maita per permettere a Simri di segnare il gol del vantaggio. Ripresa sottotono dei biancorossi, incapaci di creare vere occasioni da rete. Diciamo che il Bari alla fine ha amministrato, però con qualche patema di troppo, il risultato contro una Sicula che ha provato a spaventare gli uomini di Ventura, pur non costruendo alla fine nulla di veramente pericoloso. Probabilmente l'impegno ravvicinato ha pesato sulla condizione psicofisica dei Galletti, magari per qualcuno era già con la testa alla gara contro la Regina. Intanto, a proposito di Regina, i segnali di crisi da Reggio si intensificano con gli uomini di Toscano battuti in casa appunto dalla Virtus Francavilla, e campionato che si riapre clamorosamente. Allora Marco, questa bella serata come la andiamo a commentare? Sì, è stata una serata bella e carica, per fortuna non senza diluvio. Un Bari che ha fatto bene dal punto di vista del risultato, una bella prova di forza. A dispetto della partita dove il Bari ha vinto dilagando con Rieti, ci sono state meno emozioni dal punto di vista dei gol, senza dubbio, e sicuramente meno tiri in porta. Però è un Bari che comunque ci ha provato, se vogliamo ha concesso anche meno alla squadra avversaria, che a tratti si difendeva anche in 10. Nel finale non posso dire che la Sicula Leonzio stava per strappare un punto che sarebbe stata una beffa, però diciamo che Frattasi, a parte il palo del secondo minuto, non è stato impegnato severamente, e quindi con quel salvataggio poi anche di Sabbione. Direi un buon Bari, a volte si può vincere anche non brillando, ci dobbiamo credere, non solo per il primo posto, dobbiamo guardarci anche alle spalle perché la Ternana ha pari punti e il Monopoli sta correndo. Però ripeto, sono molto fiducioso, soprattutto dopo aver visto anche la prestazione di Laribi nel primo tempo, nonostante sia un po' a corto di fiato. Hai ragione, è giusto pensare alla Regina, ma c'è anche una Ternana e anche un Monopoli che corrono e che stanno mostrando una buona condizione, quindi occhio alla Ternana, occhio al Monopoli, però per il momento le attenzioni sono tutte per la Regina e per la gara tra Regina e Bari, che nella puntata di domani andremo ad approfondire con la nostra solita guida al match. Vi ricordo il quesito odierno: Bari vittorioso, Regina sconfitta, credete al primo posto? 393 949 7483, altrimenti la nostra chat di Spreaker. Tra un po' andremo a leggere i primi messaggi.
E intanto i risultati di questa ventesima giornata, perché era ovviamente la prima di ritorno, il recupero: Picerno Capese 3-1, Catania Avellino 3-1, Paganese Viterbese 0-0, Casertana Potenza 0-0, rallenta un po' il Potenza, Teramo Catanzaro 1-0, Biceglie Rende 1-0, Vibonese Monopoli 0-1, vittoria esterna del Gabbiano, Bari Siculo-Leonzi 1-0, Regina Virtus Francavilla 1-2, Ternana Rieti 3-0. La classifica: Regina prima con 52 punti, Bari 46 insieme alla Ternana, poi Monopoli 43, Potenza 41, via via tutte le altre, staccatissimo il Teramo a 34. Prossima giornata, la 23ª, propone come match importanti c'è un Monopoli Ternana, niente male. Monopoli Ternana, c'è Regina Bari, quindi questo scontro tra le prime quattro, quindi giornata assolutamente imperdibile. La prossima, quindi Regina Bari e Monopoli Ternana, i big match di questa 23ª giornata. Andiamo dai nostri amici radioascoltatori, c'è Carlo che ci scrive: credere al primo posto è un obbligo, ma dobbiamo crescere sotto l'aspetto fisico e tattico. L'assenza di Bianco ieri si è fatta sentire, con Schiavone ci siamo abbassati troppo quando quasi tutti non avevano più benzina in corpo. Poi c'è una domanda da parte di Emanuele: ragazzi, buongiorno, vi pongo una domanda. Secondo voi perché questa squadra, e non è questione solo della gara di ieri, inesorabilmente rincula all'indietro, specie nei momenti concitati delle gare? Io dico che l'attitudine della coppia centrale la dice lunga su tale questione. Ci vuole qualcosa di diverso, che ne pensate? Domanda che giro subito a Marco Iusco. Questo Bari che tende a rinculare troppo nei momenti critici del match, colpa anche della coppia centrale di difesa. Secondo me no, io penso che molto sta pesando, non è solo al Bari, avevo visto se il Bari si trova a 6 punti e anche forse, non so se è per merito o demerito di Chirelli, perché c'è stata una sosta, forse abbiamo dimenticato, di 28 giorni, una sosta quasi pari a quella che c'è in estate, di 30 giorni, 35 giorni in cui le squadre svolgono la vera e propria preparazione estiva. Quindi penso che questa sosta abbia destabilizzato moltissimi giocatori, si sono un po' persi quei meccanismi, quegli automatismi. Ricordiamo che il Bari prima della sosta giocava a memoria, non c'erano questi problemi, non arretrava, e anche quando era in difficoltà non lo dava, non lo mostrava, non mostrava il fianco all'avversario, magari abbassava leggermente il baricentro, però poi ripartiva. Invece in queste partite stiamo notando un po' questa carenza, dovuta sicuramente alla stanchezza, all'assenza comunque di uno come Zacca Amlili, e poi diamo un attimo il tempo di ambientare a questi nuovi giocatori, perché mi sembra che Maita ha fatto molto bene ieri sera, forse è stato uno dei migliori, e poi insomma benissimo anche l'Arrivi. Vediamo il lato negativo, è sicuramente questo, però penso che la squadra, dobbiamo dare un attimo ancora un po' di tempo, 2 o 3 partite, per poter evitare questo tipo di problemi. Non penso che sia un problema di una mancanza di centrocampo. Bianco sappiamo benissimo perché non ha giocato perché dovevamo evitare che si beccasse una Sì, era squalifica e diffidato. quindi perdesse la partita con la Regina. Eh sì, Bianco diffidato. Intanto leggiamo qualche commento, qualche messaggio aggiunto su Spreaker. Enrico, immagino, ci scrive: ieri ho capito che Follow Runcho non fa parte del progetto. Poi Alessio: a questo punto è logico credere al primo posto, sofferenza grande ieri, mi è piaciuto tanto Maita. A proposito, era tra i diffidati oppure no? A noi risulta di no. Poi Antonio, Nicola, No, come ti... posso chiarire qua Nicola, lui era Sì. diffidato prima di venire a Bari, però la diffida l'ha scontata con la prima partita. Quindi ieri, pur beccando il giallo, è una nuova munizione, ma non è diffidato. Perfetto, ottimo Marco, hai completato la risposta in maniera ineccepibile. Antonio invece ci scrive: Nicola, come ti ho scritto ieri su Facebook, tu concentrati sulla crisi della regina. Sì, perché in pratica è da qualche settimana che sto parlando di crisi della regina, qualcuno non era molto d'accordo con me, però alla fine, insomma, questa chiamiamola crisi, alla fine è una crisi. Se la regina prende 3 gol e vince al 98esimo, al 95esimo a Biceglie e perde in casa con Francavilla, una squadra abituata sempre a vincere, se non è in crisi questa, insomma, ci siamo molto molto vicini. Andiamo avanti, colleghiamoci col forum di orgogliobarese.it, online come ogni post-gara, il sondaggio che permette ai nostri utenti di votare i 3 migliori in campo. Andiamo subito a vedere chi sono i più votati dai nostri utenti. Al primo posto, ovviamente, Simone Simeri, autore
oltre che del gol vittoria di una partita sontuosa. Al secondo posto Maita, al terzo Sabbione. Allora, vediamo se è d'accordo. E poi sottolineo un quarto posto, anche se molto staccato, di Laribi. Comunque, Simeri, Maita e Sabbione. Marco, sei d'accordo? Su Simeri stravedo più di Antenucci, quindi lo sto dicendo da tantissimo tempo e ieri poi tanto lo ascolteremo e ho chiesto proprio in conferenza stampa che cosa è cambiato da quel primo gol di liberazione, l'ha spiegato, contro il Picerno ad oggi che c'è una risultanza ancora più rabbiosa, ma di uno che sa che è parte integrante di questa squadra del progetto che si chiama Bari. Due, sì, sono d'accordissimo su Maite, l'avevo citato, è stato davvero abilissimo. Lui ricordiamo che è un metronomo, nasce come metronomo, ma Vivarini lo vede anche come giocatore Mezzala. di dinamismo e lo sta come mezzala e ieri ha fatto molto bene, quindi sono d'accordo. Anche qui metterei ex aequo con Sabbione, Schiavone, perché a me è piaciuto tantissimo, non aveva una parte semplice, soprattutto perché gli altri sono andati un po' in difficoltà a centrocampo dopo l'uscita di Laribi, ci ha provato dalla distanza almeno un paio di volte, è stato un po' Due calci sfortunato, di però punizione. sì, con quel calcio di punizione. Penso che Schiavone quasi a pari merito con Sabbione, però questa volta mi trovo per la prima volta d'accordo con Con la gli utenti classifica. di orgogliovarese.it col sondaggio online. Allora, restiamo sul forum di Orgoglio Varese, leggiamo qualche commento dei tifosi. C'è Marco il Barese che scrive: che serata, una partita davvero complicata, nessuno immaginava tutto questo contro l'ultima in classifica. Comunque, molte le cose positive. Scavone, finalmente una buona prova. Sì, Scavone, che specialmente nel primo tempo ha fatto molto bene. Poi Mazzigol 82, prestazione sontuosa di Simeri. La rincorsa al 90° per prendere palla a centrocampo e da uomini veri. Grazie, Simone. Scusa per qualche critica di troppo. Poi l'utente Galletti: dopo averlo criticato tantissimo, oggi devo ringraziare Ghirelli. Se avessimo giocato il 22 dicembre non avremmo molto probabilmente vinto, ma la regina non avrebbe sicuramente perso in quel. Noi avremmo probabilmente vinto, ma la regina non avrebbe sicuramente perso in quel preciso momento. Poi Mazinga biancorosso: non mi agitavo così da tempo. Prestazione gagliarda da grande squadra. Nel secondo tempo mancavano le gambe, ma ci abbiamo messo tanto cuore e grinta. Poi Andrea 0383: serata di sofferenza fino all'ultimo secondo, ma 3 punti che sono di platino, migliore in campo per distacco, un immenso Simeri. Marco, che ne pensi di questa puntualizzazione fatta da un utente? Insomma, ringraziare, ovviamente è un po' ironico, Ghirelli. Probabilmente la regina il 22 dicembre non avrebbe perso la partita perché non era ancora in crisi. Che dici? Ma il tifoso è un po' bada alla casualità dove conviene, quindi in questo caso il Bari se ne è avvantaggiato, però io penso che in generale, insomma, il Bari va dato merito e atto a Vivarini che ha preso una squadra che stava alle pezze, consentimelo di dire, l'ho visto in ritiro, fisicamente e moralmente. Una squadra dalle retrovie, Nicola. Oggi ha preso una squadra che in casa per rendimento era tipo 14esima, 16esima, nelle ultime posizioni. Se andiamo a leggere le classifiche delle partite in casa, il Bari è sesto. Il rendimento della squadra di Vivarini, alza Nicola, è di 6 vittorie e 3 pareggi. Oltre ad essere ancora imbattuto, è una squadra che c'ha un'anima, c'ha un'identità. È vero, sì, è vero che ci sono delle partite brutte, però parliamoci chiaro, anche in Serie A la Lazio ha perso in Coppa Italia con Napoli, l'Inter ha pareggiato 2 partite, la Juve stessa fatica, ma è la Juve l'unica squadra in questo momento che ha più delle altre squadre. Stiamo parlando della Serie A, che cosa possiamo aspettarci da un campionato di Serie C? Basta andare a vedere anche le dichiarazioni del presidente Gallo, ieri in conferenza stampa, perché ha parlato lui. A tal proposito c'è un messaggio di un tifoso di Emanuele che ci scrive: ieri show del presidente Gallo in conferenza stampa, l'ho seguita L'ho anch'io la visto, conferenza l'ho stampa. seguita tutta e fa paura, però mi piacciono quei Che presidenti. ne pensate dell'irriverenza ad essere buoni nei confronti dei giornalisti presenti? Marco, tu da giornalista come avresti preso questo modo di porsi del presidente tra l'altro regina è in silenzio stampa e anche in ritiro, abbiamo anche questa notizia. Sì, loro sono in ritiro, ma l'ha spiegato, lo volete chiamare ritiro raduno, dobbiamo radunare le forze, penso che non ci sia scelta migliore perché la regina ha fatto 2 sconfitte in 3 partite e stava andando anche prima, appunto, non è appunto quello che volevo dire, la sosta di Ghirelli. La regina era negli ultimi 10 partite che vinceva sempre in extremis, qualcosa che non andava c'era.
che stava accusando un calo fisiologico. Penso sì, anche se mi fossi trovato avrei accettato tale situazione, perché fronte dei risultati, di fronte ad una squadra che lì, prima in classifica, ha fatto un campionato strepitoso, c'ha Corazza, Denis, sono la miglior difesa, ha sempre fatto benissimo, è normale che il presidente chiede adesso stateci vicino, non andateci addosso, è una settimana cruda, una settimana importante, a prescindere ha detto che la sfida e il Bari poteva essere anche contro la Ternana, contro il Canica T per dire la partita, stateci vicino perché abbiamo dato, vi stiamo facendo innamorare, sto riportando la regina a quelli che sono alti livelli, quindi sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto il presidente. Poi noi vogliamo vincere, è normale anche da tifosi, però in questo caso non avrei battuto Ciglio da giornalista, assolutamente. E allora, via la serie, vi ricordo il posto odierno, Bari vittorioso, regina sconfitta, credete al primo posto, c'è Alessio che ci scrive, ha fatto un paio di chiusure eccezionali, Sabbione ci ha messo una gritta pazzesca, ricordiamo anche salvato un gol fatto, praticamente fatto con Frattali immobile, marcatura di Costa un pochino troppo allegra. Rassegna stampa, Gazzetta del Mezzogiorno, il Bari non fa bollicine ma vince, adesso spera la regina KO, il distacco scende a più 6 e domenica la partitissima, Simeri fa 8, il bomber non si ferma più, Vivarini già guarda la trasferta calabrese, per allora, si sono sbagliati, non ho capito. Fa 9, si sono sbagliati perché ha fatto 9 gol, sì, sulla Gazzetta del Mezzogiorno, se hai ragione. Poi, sempre sulla Gazzetta, Veseli in arrivo, c'è l'accordo con l'Empoli, resta vivissimo l'interesse per Ninkovic. Mentre Gazzetta dello Sport, Simeri spinge il Bari verso il sogno, il trono che porta in B non è lontano. Regina, Denis non basta, regina in ansia. Corriere del Mezzogiorno, ancora Simeri, il Bari c'è e la regina è più vicina. Questa è la rassegna stampa. Prima delle interviste leggiamo invece quello che ha dichiarato Simone Simeri, perché ci sono delle dichiarazioni molto molto interessanti, secondo me. Ogni tanto qualche calciatore ci stupisce con delle dichiarazioni, diciamo, un po' diverse dai soliti copioni. Lui dice: mi sto godendo questo momento, da quando è arrivato Vivarini mi ha dato molta fiducia e sto cercando di ripagarla nel miglior modo possibile. Il gol contro il Picerno mi ha fatto sfogare la rabbia che avevo durante la precedente gestione. Da lì è nato il rapporto col mister e con tutta la squadra. Quando hai un allenatore che non riesce a valorizzare le tue qualità, non è facile. Non mi allenavo bene, non avevo la motivazione che mi ha dato Vivarini. Per un calciatore come me è fondamentale avere la fiducia del mister. Insomma, Marco, Simeri che non le ha mandate a dire, chiarissimo riferimento, chiara bordata all'ex tecnico Cornacchini. Sì, sicuramente, ricordo ancora come se quando fosse ieri, quando parlai con qualche tifoso dell'antistadio, che loro sapevano però non dissero nulla ai giornalisti, dello screzio e della situazione di allontanare dalla squadra Simeri. Sì. Simeri è uno viscerale, che ricordiamo quest'estate era stato vicino anche alla Juve Stabia, però sia lui che la società credevano in lui. Il tecnico aveva idee confuse perché sappiamo che è partito prima con un modulo, poi l'ha rinnegato e l'aveva anche accantonato, ma la squadra lo teneva in grandissima considerazione. Se non altro lui insieme a Floriano e Neglia ci hanno trascinato in questa Lega Pro, e quindi quella Lega Pro lui la sta facendo da gladiatore, da leone che è. Ben venga, e anche quando dicono qualcosa di non scontato, avevo anticipato della domanda del Picerno, perché era Picerno, e sono davvero contento per Simone Simeri. Simone Simeri, vero trascinatore. Bene, con questo io saluto e ringrazio il giornalista e direttore di Bari Mania, Marco Iusco. Marco, grazie mille, con te appuntamento a domenica, ci sarà un collegamento da non perdere da Reggio Calabria, durante prendiamoci un tè caldo, quindi appuntamento a domenica con Marco Iusco. Grazie Marco. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a Marco Iusco, vediamo se sono giunti altri messaggi, altrimenti andiamo avanti. Sì, c'è Nicola Turisi che ci scrive: l'arbitro di Regina Bari sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido, precedente Catania Bari 0-0 del 27-10-2019. Ringraziamo Nicola Turisi per questa notizia. Allora, abbiamo letto l'intervista a Simeri, ora ascoltiamo cosa hanno dichiarato in conferenza stampa il tecnico del Bari Vivarini e quello della Sicula Leonzio Grieco. Parole raccolte da Bari TV e da Sicula Leonzio Channel. Tanto non capirai.
Ma soddisfazione, io preferisco prenderla a fine campionato. Adesso bisogna, la testa già sta alla partita di domenica, quindi di conseguenza bisogna essere tranquilli, lucidi, cercare di analizzare bene questa partita, dove c'è stato un buon primo tempo, un secondo tempo un po' più sofferto, recuperare un po' le forze un po' da parte di tutti e prepararci per fare questa partita. Ma guarda, questa è una squadra che ha bisogno del suo pubblico. Bari, se si accende, le vince da sole le partite, quindi io spero che la squadra si convinca ancora di più dei propri mezzi e si esalti un po' ancora di più in campo per cercare di tirare fuori le qualità magari che ha dentro, e questo può dare una grossa mano sicuramente il pubblico. Parte nostra, è chiaro che oggi abbiamo sofferto nel secondo tempo sicuramente per un po' di fatica, perché poi bisogna calcolare Corsinelli, Costa, Laribbi, e tanto che non facevano i 90 minuti, erano un pochettino lo stesso scavone, erano tutti un pochettino sulle gambe. Fare due partite in tre giorni, insomma, può essere pesante, insomma, un po' abbiamo pagato questo, però c'è pure da dire, insomma, che questa squadra non è la squadra del girone d'andata, la Sicula Leonzio, perché comunque hanno fatto 7 acquisti dove hanno messo dei giocatori importanti, quindi è chiaro che non era una partita facile da fare. Andiamo a vedere, siamo stati molto ordinati nella fase difensiva, abbiamo concesso quasi niente. È chiaro che la partita non l'abbiamo chiusa, e questa magari per un po' di lucidità, perché abbiamo avuto anche magari qualche altra occasione per poterla chiudere, però nemmeno abbiamo concesso un'occasione da gol per loro. Sì, Laribbi mi premeva inserirlo nel più breve tempo possibile nei meccanismi della squadra. Il ragazzo ha fatto un primo tempo secondo me molto molto positivo, è stato nel vivo del gioco, è stato molto dinamico, è calato poi magari a livello atletico come mi aspettavo, però sono molto contento, insomma, di quello che ha fatto. Tanto non capirai. Dispiace, perché mi riallaccio anche alla partita dell'andata, tra andata e ritorno, due sconfitte meritate, il calcio è questo, però ci portiamo a casa la prestazione e spero che sia di buon auspicio per il futuro. Quindi siamo venuti qua contro un Bari importante, organizzato, forte, abbiamo dato filo da torcere, quindi penso che il pari ci stava tutto, il giorno e la notte, quindi è un Bari che sa quello che deve fare, super organizzato, con gente di qualità, però mettono dentro anche tanta quantità, i primi difensori sono i due attaccanti più il sottopunta che lavorano tanto, senza puzza sotto il naso, quindi una squadra completa, e io faccio invece i complimenti ai miei ragazzi, perché venire a giocare qua dopo 3 giorni dalla partita con la Paganese, penso che abbiamo fatto bene. Ripeto, purtroppo tra andata e ritorno ci mancano tanti punti rispetto alle prestazioni che abbiamo fatto. Tanto non capirai. E allora, queste le parole dei due tecnici di Bari e Sicula Leonzio, ma siamo giunti al momento dell'approfondimento per commentare nei dettagli quanto accaduto a San Nicola, ma anche al Granillo. Abbiamo con noi il giornalista della rivista 433, Cristiano Carriero. Buon pomeriggio Cristiano, ben ritrovato qui a Tanto non capirai. Buon pomeriggio a tutti. Non ti abbiamo sentito per qualche secondo, se puoi ripetere. Ah, scusami, era buon pomeriggio a tutti e ciao Nicola. Ciao Cristiano, allora, se avete domande da rivolgere a Cristiano Carriero, 393-949-7483, altrimenti c'è la nostra chat di Spreaker. Allora, Cristiano, Bari che possiamo dire vince, ma non convince la partita di ieri, che ne pensi? Come mai anche? Innanzitutto io ti ho letto anche ieri su Facebook, ti leggo sempre, e condivido quello che dici in pieno, però, ci metto un però, penso che queste vittorie siano importanti. Io non mi sono divertito, ovviamente chi si può essere divertito con la partita di ieri, però penso che arriva un momento in cui può essere divertente anche vincere le partite così, e ci fa capire che questo è un campionato duro dove, come vediamo, i punti cominciano a contare veramente. Capita che la Regina non vinca le partite clamorosamente e le perda anche in casa. Quindi la partita di ieri, tutto sommato, capisco anche che nell'ultimo quarto d'ora, con le notizie che arrivavano da Reggio,
i giocatori hanno pensato a vincerla in maniera brutta, sporca e cattiva pur di andare a Reggio almeno 6, quindi abbiamo visto cose che oggettivamente non sono da grandi palcoscenici, un portiere che perde tempo, un mister che fa 5 sostituzioni, però va bene tutto in questo momento. Ecco, come detto, la notizia più importante appunto è giunta da Reggio Calabria. Credi che sia crisi per i giocatori, per la regina, oppure solo un momento no, un po' sfortunato? Come un po' come accade anche in campionati maggiori, come la Serie A, capita a volte che una grande squadra vinca delle partite molto fortunosamente, ed è alla regina è capitata molte volte quest'anno, o le perda in maniera sfortunata. Ieri ho visto le immagini, ho visto gli highlight, la regina è stata anche sfortunata, e all'ultimo minuto ha preso un palo, insomma non è stata fortunatissima, quindi non parlerei di crisi, però come non era la grandissima regina nei mesi scorsi, è stata una squadra che spesso ha vinto le partite all'ultimo minuto, che come dico sempre io, non è, noi ci scherziamo, però non è un demerito, cioè la Lazio in Serie A vince spesso all'ultimo minuto perché comunque ha una bella tenuta atletica, e sicuramente la regina l'ha avuta. Ha avuto qualche episodio fortunato perché ha avuto qualche rigore che oggettivamente è rivedibile, però è stata lì. Adesso ora è ripeto, non parlerei proprio di crisi, però tra 3 giorni capiremo molte cose in più di questo campionato. Allora, ti giro 2 domande molto molto interessanti. La prima è di Emanuele, che ti chiede, prendendo spunto dalla frase di Vivarini nel post gara che abbiamo ascoltato, cioè vorrei dire, se Bari si accende il campionato, la squadra lo vince da sola, riferito alla tifoseria, alla prima parte ovviamente, lui dice, il radioascoltatore, in merito dico che ci vorrebbe una manifestazione della squadra per le vie della città di torrentiana memoria, magari una corsetta sul lungomare, la squadra tra la gente accenderebbe un po' la città. Che ne pensi, Cristiano? Sono sempre molto d'accordo con queste iniziative, perché chiaramente la città si è un po' raffreddata. E il primo anno in B c'è stato l'entusiasmo del rilancio della nuova proprietà, eccetera. La C è faticosa e si vede, anche per la città. Quindi gli entusiasmi si sono raffreddati, anche se poi lo zoccolo duro dei tifosi, quello che andrà a Reggio, quello che va in curva, c'è sempre. Quindi qualche iniziativa ben venga. L'unica cosa, io non sono d'accordo con l'ascoltatore quando dice se ci accendiamo noi non c'è speranza per gli altri, perché non dimentichiamo che anche il pubblico di Reggio, adesso al di là di tutto, ieri c'è stata una bellissima un bellissimo finale a Reggio, la squadra sotto la curva incitata per minuti interi dopo la sconfitta, quindi è un bel pubblico anche quello. Non per niente, insomma, c'è anche il gemellaggio tra le due squadre. Ora invece una domanda tecnica di Pasquale, che ti chiede se al Bari manca un leader a centrocampo che guidi la squadra soprattutto nei momenti in cui ci facciamo schiacciare. Con 5 cambi e una vasta rosa non dobbiamo subire così tanto. Poi aggiunge, arriviamo alla gara di domenica con un morale molto più alto rispetto alla regina. Beh, è normale. Che ne pensi? Al Bari manca un leader a centrocampo? Del Bari ne possiamo discutere, quello estivo, tant'è che continuiamo a comprare centrocampisti, quindi è arrivato Laribi, forse arriverà qualcun altro, speriamo. Sono d'accordo, però credo che fondamentalmente i leader poi vengono fuori anche in maniere che non pensiamo. Pensiamo a Simeri, secondo me Simeri in questo momento è il vero leader di questa squadra. Perché? Perché Simeri, a differenza magari di uno Schiavone, di Antenucci, che sono giocatori che in A hanno già giocato, in B ci hanno giocato, Simeri è un giocatore che in B ci vuole andare, e allora penso sì, che noi abbiamo anche a fame Simeri, a fame Amlini, cioè quelli che sono partiti con noi e si sono rivelati poi comunque dei giocatori importante, non da Serie D, perché non so, altri lo erano oggettivamente. Sono i giocatori che adesso stanno tirando il gruppo. Simeri ha una fame di arrivare in B che magari altri non hanno. E ecco perché poi quando fai una squadra in C per vincere, la devi fare anche pensando a queste cose. Bene i leader, bene i giocatori che scelgono ad andare esperienza,
sebbene magari arrivasse Linkovic, che dà il talento che manca davvero a sua squadra, però poi ci sono i Simeri, ci sono gli Amlini, ci sono i giocatori che portano quell'entusiasmo e quella voglia veramente di andare in Serie B. Cristiano, ieri esordio dal primo minuto per i neoarrivi Laribi e Maita, ti sono piaciuti? Non è stata una grandissima partita di nessuno oggettivamente, però entrambi hanno dato un buon contributo, e questo dimostra che questa squadra quest'estate era stata costruita così, lo sappiamo, e che questo campionato si vince anche cambiando le carte in tavola a gennaio, cosa che noi stiamo facendo, e magari altre squadre no. Nominiamo sempre la regina, non ci dimentichiamo la Ternana, perché poi domenica la vera favorita è la Ternana, perché gioca, non ha uno scontro diretto. No, gioca col Monopoli, gioca col Monopoli. Sì, non ha uno scontro diretto tra le tre favorite, ecco, quindi potrebbe davvero approfittare. Ma noi confidiamo negli amici di Monopoli che è terzo a 3 punti da Bari e Ternana, quindi potrebbe farci questo mezzo favore, anche se alla fine sono solo 3 punti, quindi Monopoli che si avvicinerebbe comunque al Bari. Bari attivo sul mercato, l'abbiamo detto, pronto il colpo Veseli per la difesa. Cosa ne pensi? Un giocatore che fino all'anno scorso giocava in Serie A, sarebbe un colpaccio per la Serie C, che ne pensi? È un colpaccio, come un colpaccio Laribi, come sarebbe un colpaccio Linkovic, che probabilmente si allontana, però continuo a pensare che sarebbe un grande colpaccio. Cioè, fa capire che effettivamente la società vuole salire quest'anno. Se non ci riesce in maniera diretta, vuole salire in playoff, però non vuole lasciare nulla di intentato, e questo mi consola. Ho avuto timore, sinceramente, per un periodo, che la società avesse un po', non tirato le in barca, però pensato: ok, se non ci riusciamo un anno, ci riusciamo in due. Però questo a proposito di quello che diceva il nostro ascoltatore, raffredderebbe tanto gli entusiasmi e sarebbe abbastanza duro poi da digerire. Non si può paragonare con Napoli. Napoli ci ha messo 2 anni per tornare in B, però sono stati 2 anni in C, abbiamo fatto una B e adesso stiamo facendo una C, e tra l'altro anche in vista della partita di domenica, io ancora penso che il Bari di De Laurentiis debba vincere una grande partita. Il Bari di De Laurentiis come gestione, dico, nei 2 anni, è una gestione ovviamente più che positiva. È stato vinto il primo campionato, il secondo siamo lì, però manca una grande vittoria. Noi abbiamo vinto un campionato di B senza battere il nostro avversario diretto, che non era il Manchester City, era la Turris, e non ci siamo riusciti. Quest'anno non abbiamo battuto la regia, abbiamo battuto sì la Ternana in casa, però manca quel grande acuto da grande Bari che potrebbe veramente riavvicinare tutti e dire: ok, il Bari c'è, ha vinto Reggio Calabria. Ecco perché io temo un po' discorsi che sto sentendo del tipo: ma sì, va bene anche il pareggio domenica, tanto ne siamo a -6. È vero, il campionato lo perdi se perdi, e non lo compromessi se pareggi, è vero, però servirebbe davvero quella vittoria che nella gestione della Laurentiis è mancata. E sarebbe una mazzata terribile per la regina, perché dopo la sconfitta sarebbe una mazzata per loro, sconfitta in casa a -3, dopo che sia -10, oggettivamente sarebbe una mazzata. Ecco, restando in ambito calciomercato, ti chiedo: cos'altro serve al Bari? Si parla, l'hai detto anche tu, ancora di Ninkovic, ma cosa serve a questa squadra? Io sono sincero, se dovesse arrivare un centrocampista di quella qualità, lui o chi per lui, se dovesse arrivare un altro difensore, io penso che cosa vogliamo chiedere di più? Una punta di riserva? Probabilmente. Io credo che adesso la coppia sia quella, cioè la coppia sia Antenucci-Simeri, non penso sia in discussione. Certo, è andato via Floriano, se potrebbe andare via Neglia, allora un altro attaccante, soprattutto perdonami per il paragone, lo Iadaresta dell'anno scorso, sì. Iadaresta, Dio mi perdoni, non è un grandissimo giocatore, però è stato un giocatore utile l'anno scorso, perché in quelle 2-3 partite sporche in cui c'era da vincere una partita su un calcio d'angolo con un cross
prevedibile in cui un giocatore di 1,92 la prende e segna, forse quel tipo di giocatore servirebbe. Il giocatore che oggettivamente Ferrari non ha dimostrato, anche perché ha avuto poco. È un giocatore che ha avuto poche occasioni, però quelle che ha avuto ha più fatto confusione che altro, a volte confusioni utili come a Rieti, dove è anche riuscito a segnare, e a volte confusioni che poi hanno portato magari anche a provvedimenti disciplinari, ammonizioni. Gioca molto con i gomiti là, innervosisce gli avversari, ma a volte anche i compagni. Quindi forse un giocatore per sostituire lui, allora davvero non avremo più scuse. Infine, Cristiano, ti chiedo come stai vivendo questa, insomma, questo, quello che sta accadendo anche un po' a Napoli. De Laurentiis in grave difficoltà, è vero, c'è stata la vittoria di Coppa, però insomma un Napoli in piena crisi, qualche tifoso inizia a fantasticare, venderanno un Napoli, resta solo al Bari. Che ne pensi di questa vicenda un po' strana che vede De Laurentiis protagonisti? Ah, io sono sempre un po' dubbioso quando si parla di queste cose, perché non penso che De Laurentiis voglia disinvestire da Napoli, non penso voglia andare via. Credo che questo sia un campionato molto sfortunato, partito male per il Napoli, e che comunque probabilmente riuscirà poi alla fine a conquistare un posto in Europa, magari non sarà la Champions, sarà l'Europa League. Ho dei dubbi sul fatto che lui voglia andare via. Certo è che se noi davvero l'anno prossimo andiamo in B, allora servirà un piano concreto, perché come mi dicono amici di Salerno, Lotito ha fatto male i conti, non pensava che la Salernitana andava su in così poco tempo, vincendo i campionati di fila. Ecco, io spero che non abbia fatto gli stessi conti De Laurentiis, perché no. A Bari sarebbe imperdonabile. Cioè, Bari è così, non esiste. Può essere B, può essere A, può essere C, ma se fai un campionato da mezza classifica ti ritrovi 1000 persone allo stadio, e non è Salerno. Salerno in questo comunque porta gente, comunque nel bene o nel male è un pubblico diverso. Noi, per quanto siamo gemellati, però se cominci a dare questa sensazione in B che non vuoi salire, può essere B quanto vuoi, ma la gente allo stadio non ci va. Concordo con te. La piazza di Bari, insomma, merita sempre campionati con una squadra protagonista, e su questo ci sono pochi dubbi. Perfetto, io con questo ringrazio il giornalista della rivista 433, Cristiano Carriero, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Cristiano, grazie mille, appuntamento alla prossima, grazie, e forza Bari. Ciao Cristiano, grazie mille. E allora, questo Cristiano Carriero, come sempre piacevolissimo da ascoltare, mai banale. Intanto c'è Emanuele che ci ha scritto: ho visto la partita contro la tra Regina e Francavilla. Abbiamo visto la Regina, una squadra che sta vivendo su di un forcing di nervi nell'ultima fase della gara e dalla ripresa del campionato. A livello atletico sono sulle gambe. Se Bari avrà gamba, a Reggio vincerà facile. Bari che ha fatto riposare dei giocatori importanti, penso ad esempio a Bianco, quindi sicuramente si presenterà dal punto di vista fisico, speriamo, in una veste migliore rispetto anche a quella contro la Sicula Leonzio. Vedremo un pochino come andrà domani. Nella puntata di domani ci occuperemo a 360 gradi di questa partitissima, di questo big match, e poi ci sarà anche la puntata di domenica con collegamenti da la puntata di Prendiamoci un Teccato, con i collegamenti da Reggio Calabria, dove ci sarà il nostro Marco Iusco. Bene, veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata di Tanto lo capirai qui su Radio Biancorossa. Rinnovo l'appuntamento per domani, sempre qui su Radio Biancorossa, la vostra radio. Forza Bari e ciao. Tanto non capirai.